Giorgio mai e poi mai avrei pensato di dover affrontare un così triste momento. La tua scomparsa ci lascia affranti e disorientati. La tua costante presenza ci ha abituati a non mettere mai in discussione il fatto che tu potessi essere tra di noi, assieme ai tuoi ragazzi, immerso fra piccoli e grandi atleti. Quelli che oggi piangono un esempio, un padre, un allenatore, un dirigente, un accompagnatore sempre presente, sempre pronto a dare con parsimonia ma anche con grande saggezza degli utili consigli. Sia per quanto riguardasse il momento sportivo, ma anche e soprattutto per la vita quotidiana. Ogni parola sempre volta ad una crescita fisica e morale di assoluto rilievo. Raccontare la tua vita sportiva, associativa, il tuo attaccamento alla nostra comunità richiederebbe pagine e pagine di sacrifici, di sconfitte, di vittorie, di aneddoti, di momenti felici e di qualche arrabbiatura, sempre tesa al miglioramento, ad imparare dagli errori, a cercare in ogni caso il lato positivo. Giorgio, non voglio dilungarmi oltre, in quanto so benissimo non essere nella tua indole la loquacità, ma ti supplico, conoscendo la tua immensa fede, di seguirci da lassù, di aiutarci. Sostienici e guidaci affinché non si possa deteriorare quanto da te faticosamente costruito e progettato con tanto amore giorno dopo giorno, anno dopo anno, in mezzo ai colori giallo-neri che tanto hai amato. A nome di tutta la pallamano pressano, da parte del tuo amico Lamberto. Ciao, Giorgio. Ecco, era doveroso iniziare questa puntata ricordando Giorgio Christè e Luca Zadra o magari un tuo ricordo so che è un momento difficile per tutta la pallamano pressana Sicuramente è un momento difficile è stato un vuoto per tutta la nostra società e soprattutto per tutti i giocatori, dirigenti, allenatori che con lui hanno condiviso molti più anni di quelli che ho condiviso io e lui è stato il fondatore è stato il promotore, ci sono tanti aneddoti. Lui eh, all'inizio era quasi. Eh, gli dicevano: Ma tu la tua palla a mano perché si giocava a calcio. E lui invece è stato sempre molto testardo nella vita, come nelle cose, è andato avanti e alla fine ha avuto non ragione, più che ragione perché. Guardiamo dove è arrivata adesso la società e soprattutto per grande merito suo perché ha fatto un lavoro incredibile. Era uno molto eh, schivo, non, non si metteva sicuramente in mostra, assolutamente, però eh, dietro faceva un lavoro che può essere la sommatoria di tutto quello di, di chissà chi, veramente una persona che è difficile da da rappresentare con le parole perché è proprio un, un pilastro, un'anima della società e speriamo di continuare su questa strada come ha detto Lamberto nelle sue belle parole di continuare su questa strada per mantenere, migliorare e arrivare eh, ai risultati sperati da Giorgio anche senza di lui. Stefan, salutiamo anche te. Ciao, Stefano. Buonasera a tutti, ciao Marta. È un momento questo, sempre difficile, questo 2019. Purtroppo sta... ci sono parecchi lutti nel mondo della pallamano. A me piace ricordarlo, Giorgio, a Conversano, quando è arrivato alle finali di Coppa Italia col presidente Lamberto, che ci facevamo il bianchetto davanti al bar, era sempre pronto la battuta, pur essendo uno un po' schivo. Quando andavi a pressano, lo trovavamo sempre al bar assieme al presidente. No? Questo è vero, e poi lì mi ricordo in quell'occasione. Il Pessano vinse il suo primo storico mm. titolo, penso per lui una grandissima soddisfazione, anche mm -hmm. essendo eh, il fondatore di questa società insieme all'Amberto Giungono. Mm -hmm. Ovviamente, le condoglianze vanno a tutta la famiglia della Pallamano Pessano, alla famiglia di Giorgio, da parte anche di tutti noi di Handball Time, mm. era doveroso. So che appunto adesso. Ci ributtiamo nella pallamano giocata questo fine settimana ci sono state partite importanti. C'è stata la vittoria di, del Bolzano nel derby, la sconfitta di misura. Probabilmente anche il Presano aveva la testa altrove in casa di, del Siena ormai capolista. Abbiamo avuto la sconfitta, la prima sconfitta del Merano a Fondi, l'ennesima sconfitta della Piano. Poi abbiamo avuto anche le, le ragazze del Bressanone che si sono riscattate. Ma di questo e di tanto altro parleremo in questa puntata. Io direi di entrare nel vivo. Vediamoci allora i risultati. Vediamo grazie all'utilegia. Siena, Pressano si diceva 23-22, Fondi Merano 30-27, il Bolzano 30-23 contro il Bressanone. Poi il Fasano che, dopo aver perso in casa col Merano, ne ha vinte due di fila, anche con, il, con la piano 32-27, agevole vittoria del Conversano sul Trieste 34-28, pareggio rocambolesco pareggio tra Colonie e Sassari e poi il Gaeta e il Cassano che vince 31-25 contro il Gaeta nel recupero. Vediamo la classifica. Conversano, Siena 6, Cassano 5, Bolzano, Merano, Fasano 4, Fondi 3 assieme al Sassari, Bressanone, eh, Gaeta, Colonia a 2, Pressano a 1, Trieste a piano a 0. Stefan vedendola così fa specie vedere il Pressano con un punto. Ma boh, questo è dovuto Forpe. anche a un calendario abbastanza difficile all'inizio del campionato, perché ha affrontato tre partite molto dure. Per quello non è una sorpresa. È bello avere una classifica così corta. Ci sono due squadre imbattute, anche Siena ha rischiato. Sabato scorso, e ci sono solo due squadre ancora a zero punti. Questo vuol dire che abbiamo un campionato veramente equilibrato come tutti lo vogliamo e lo volevamo. E diciamo che questa formula del, di questo girone unico a 14 squadre si dimostra azzeccatissimo. No? Luca, tre partite, presto a fare delle indicazioni, però già il Trieste a zero, la Piano a zero, che sono squadra piano, ce l'ha rinforzato molto, vedere questa classifica un po' così, hai delle sorprese? No, vabbè, mi dici Trieste a zero, piano a zero, ma non dici Persano a uno. No, <ride> no, no, dico, eh, sorprese non ne vedo, anzi purtroppo, per vista la nostra situazione, vedo che già dopo tre giornate... Non, eh, i pronostici voglio dire quelle che sulla carta erano le squadre che dovevano andare stanno andando quelle che sulla carta erano le squadre che dovevano restare un po' indietro stanno restando un po' indietro e questo ci deve far pensare molto eh, perché vabbè, se vogliamo spezzare una lancia se dovessimo vincere sabato con Gaeta avremmo gli stessi punti dell'anno scorso quindi possiamo anche eh, evitare commenti, diciamo, subito negativi, però è chiaro che stiamo masticando un po' amaro perché ha giocato malissimo a Bressanone e perso alla fine. Giocato un po' meglio a Siena, ma sicuramente non alla nostra altezza, perso di uno a 5 e, secondi dalla fine. Sì, così come hai pareggiato in casa col Cassano all'ultimo secondo. Diciamo che stiamo pagando un po' di la preparazione, lo straniero che siamo riusciti a trovarlo nel tardo agosto, tanti infortuni, quello di Di Maggio che ancora ci colpisce, nuovi, nuovi giocatori, nuovo allenatore, e quindi assolutamente è un pressano che io ho visto direi al 60%. Quindi sono molto fiducioso, eh, però adesso è tempo di. Fare anche i punti. Mm. Vediamo anche gli altri campionati. Giusto per eh, la cronaca Si giocava la seconda giornata della regular season del campionato femminile. Il Salerno che ha esordito vincendo 31-26 sul Ferrara. 25-20 del Mestrino sul Leno, vittoria. Sonante vittoria. Si sono riscattate le ragazze di Ubi Nessing 29 a 16 sul Nuoro e il pareggio tra eh, Cassano e Casagrande 24-24. Vediamo qui la classifica. È molto diciamo appena, si è appena giocato a punta seconda, nessuna al momento ha punteggio pieno, Mestrino, Cassano, eh, Brixen, e Oderzo 2, il Salerno eh, anche a 2, assieme a, poi vediamo il Ferrari a casa grande, il Leno, il Moro sono a 0, il Salerno ricordiamo ha già, ha già riposato anche, per cui anche qui cosa dici Stefano del, delle ragazze? Ma un campionato a nove squadre solo purtroppo, ma secondo me qui abbiamo 3-4 squadre che vogliono fare concorrenza al Salerno che, che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, ci sono eh, lo Derzo, il Bessalone e penso anche l'Ariosto Ferrara, sono le squadre che possono ambire a qualcosa di più e le altre forse... Uh, devono vedere a non, a non andare giù anche il Cassano molto forte. È un campionato un po' strano no? con poche squadre. Eh, meno squadre sono, più, uh, più equilibrato è il campionato. Questo mi, mi sembra ovvio. No? E adesso vedremo. Salerno è molto ringiovanito, Ferrara ha comprato tanto. Lo stesso vale per lo terzo e il Bessanone eh, che ha investito, ha portato tre giocatrici di livello, no? Monica Proinster la, la portiere della nazionale, la brasiliana Raffaella Prioli, ha preso la Losio dal Leno, anche la in nazionale. Quello... Poi è rimasta già da Babbo che continua a segnare gol la raffica, per cui la squadra. No, no il Bessanone vuole migliorarsi rispetto all'anno scorso. L'anno scorso sono arrivate terze quest'anno. Qualcuno sogna lo scudetto, ma. È presto. Mm. Vediamo anche il campionato di serie a due maschile, qui si gioca la seconda giornata, vediamo il Ferrara che vince 25-21 sul terreno del Cassano, il Mezzocorona che dopo aver vinto la prima partita contro il Crenna perde in casa 32-25 con lo Terzo, Malo 25-22 sul campo Tures, il Torri 24-19 vince in trasferta sul Salvito Marano, il Tirol che abbiamo visto anche l'anno scorso era la squadra più forte, vince 32 a 18 sul Crenna, 33 a 22 del Molteno sull'Arcom e poi il Leno che batte il Vigasio 27 a 19. Vediamo qui rapidamente la classifica, Tirol a 4 assieme al Molteno, il Ferrara, al Torri e Terzo, il Mezzocorona a 2 e poi vediamo il Campo Ture a 0. Luca, le due regionali come le vedi? L'anno scorso ricordiamo che il suo campionato è stato dominato dalla Piano in lungo e largo. No? Ma le due regionali, eh, allora Mezzocorona ha fatto un bel colpo alle, alla prima giornata, e secondo me può puntare a una salvezza tranquilla, forse più tranquilla delle, di quella dello scorso anno, e anche perché ha una squadra che ha un anno in più nelle gambe insieme, quindi gira molto meglio, e il campo come ogni anno... Eh, io spero di vederlo nella parte alta della classifica, anche se la stagione non è partita molto bene. Eh, per quanto riguarda il girone sarà una questione forse fra um, Ferrara, United e Molteno, che entrambe hanno dichiarato di voler salire in A1. Ecco, torniamo un passo indietro. C'era anche questa presentazione su a Bressanone della prima squadra femminile che è stata presentata sabato. Luca, un tuo pensiero? Luca, eh, Stefano ha già detto che la squadra potrebbe essere migliorata, cioè sicuramente più forte. Secondo te, ci sono reali chance di poter battere il Salerno? Allora, eh, prima di tutto, vediamo se. Sarà il Salerno la squadra da battere, eh, anche se il match di, proprio di sabato contro l'Ariosto Ferrara, vinto da Salerno di 5, ha un po' già parlato abbastanza chiaro. Quest'anno il Bressanone può contare su un portiere, di, non serve neanche di commentare la qualità di Monica Prunster eh, e diciamo che era un ruolo eh, importantissimo per la squadra esatto, inquadrata. E, è chiaro che, mh, raggiunta la posizione dello scorso anno, dove sembrava eh, quasi spianata la strada per la finale di Coppa Italia e la finale Scudetto, poi chiaramente la palla è rotonda, migliorata appunto la rosa. Eh, ci si può eh, ovviamente aspettare al netto di quelle che sono state le campagne acquisti de delle altre squadre. Ci si può aspettare un, eh, di vedere una bella, magari, una bella finale scudetto a Bressanone. Chi lo sa? Eh, è chiaro che dopo, ehm, come ha detto Stefano, il campionato si è ristretto e eh, il. Giro il cerchio delle giocatrici che fanno la differenza, viene concentrato sempre di più, quindi è, è molto più uh, facile um, perdere anche oltre che vincere partite in questo modo perché è, è tutto sul filo del rasoio. Quindi basta un attimo per arrivare, quinti, come magari secondi. Ecco, ecco nel frattempo che c'era questa presentazione, abbiamo fatto due chiacchiere con Ubinessing: sentiamo quali sono appunto le ambizioni e all'inizio campionato di Ubinessing e della sua squadra. Lo scorso anno abbiamo giocato veramente bene, abbiamo disputato un bel campionato. Quest'anno sì, ci siamo rinforzati con due o tre giocatrici, più abbiamo un vice allenatore di Accom che ci aiuterà. Pertanto secondo me ci sarà un bel campionato perché anche le altre squadre non è che, che hanno risparmiato il Salerno, il Loderzo e il Ferrara si sono rinforzati parecchie. Ecco, quale, quale potrebbe essere diciamo così, la forza in più che quest'anno ha il Bersanone rispetto ad altre formazioni? Ma indubbiamente c'è la provincia in Porta che è il portiere della nazionale, poi la nostra brasiliana che ci dà una mano sicuramente in difesa ma anche in attacco. Come detto sarà un bel campionato interessante e credo che ci, ci sono 5-6 squadre contro le quali puoi, puoi vincere o puoi perdere. Eccoci, Giove Studio, si commentava così, il pin e lo slogan che hanno lanciato loro per i loro 35 anni, giusto Stefano? I 35 anni dall'ultimo Scudetto, ricordiamo che il Bessanone ha vinto 7 Scudetto in, in 8 anni dal 78 all'85, tempi lontani, però c'è il direttivo, sta pensando in grande, hanno un sogno e vediamo se riescono a realizzarlo, sarà... Difficile. Hanno fatto una simpatica operazione di questi Pindabai. Che ricordiamo in tedesco vuol dire io ci sono, sappiamo che ci sei anche tu, Luca? Sì. Ho oh, oh, felicemente acquistato, grazie all'amico Conrad Connie Fischer, eh, diciamo la tessera abbonamento alla, alla, alla squadra per questi 35 anni. È un gesto, secondo me, che un po' tutti dovremmo farci a vicenda. Perché Condividi. sappiamo eh, insomma, la, eh, che non è, non, nessuno naviga nell'oro. E quando ci sono iniziative di questo tipo, penso che da parte nostra, di appassionati, alla fine puoi dare 50 euro, che non è un così a fondo perduto, hai qualcosa. E poi la prossima volta sai che comunque eh, ti tornano magari alla tua squadra del cuore o al tuo club, eccetera. Quindi l'ho fatto assolutamente volentieri. E spero al netto dei nostri impegni di vedere anche qualche partita delle ragazze quest'anno. Chissà che magari proprio eh, si possa arrivare alla fine del campionato. Benissimo Bersin alle dabai, vero Stefano? Se è arrivato il momento del primo stacco pubblicitario. Diamo la linea alla pubblicità e poi torniamo in studio. Eccoci noi in studio, adesso vedremo le prime partite, le riprese filmate. Parliamo, partiamo ad esempio da quelle che non abbiamo, il Merano che perde a fondi dopo due vittorie consecutive. Te lo aspettavi, Stefan? Sinceramente mi aspettavo una terza vittoria del Merano, devo dirlo. Però, visto la partita, il Merano è entrato un po' troppo moscio per vincere a fondi, che è una signora squadra in casa sua. C ha due una squadra rodata C Ha Alves Leal che ha vinto due scudetti col Fasano. C ha un altro tiratore adesso con Olivera. Non è che vinci solo giocando bene per 40 minuti. Se non giochi bene dall'inizio alla fine, non hai chance. Il Merano è andato sotto già a fine primo tempo di 5-6 gol e poi non è più riuscito a ricucire questo distacco e ha perso anche meritatamente giocando. Non così bene come sa, specialmente in difesa. L'attacco andava bene con Leo Prantner che ha fatto 7 gol. Ricordiamo il, uno dei nostri talenti più importanti che abbiamo. Luca invece piano, anche la reduce delle due sconfitte che ci potevano stare ovviamente eh, a Siena e col Bolzano, a Fasano era avanti per lunghi tratti e poi alla fine ne ha perso. No? Ma eh, per ora la piano io darei anche l'attenuante la, del calendario, non è facile vincere a Fasano, il Merano ce l'ha fatta con una gran partita, infatti è stata una nota veramente positiva questa la vittoria del Merano a, a Fasano, ma Fasano per qualsiasi squadra abbia è un campo difficile. E quindi io dico che può capitare anche perché la Piano è una squadra che ha preso nove giocatori nuovi, non è facile subito entrare a regime nei meccanismi e, e secondo me Rizia ha a disposizione una rosa eh, quantomeno lunga, voglio dire, ha possibilità di, di optare per più soluzioni. E questo secondo me col tempo pagherà, per ora è chiaro che tre partite difficili perché non si può nascondere. E quando ci saranno da fare i punti, secondo me l'Appiano li farà, anche perché mi ricordo che personalmente, quando abbiamo fatto i pronostici, avevo dato l'Appiano, ero stato forse l'unico, e avevo dato l'Appiano nelle 8, perché comunque mi sembra una squadra ben quadrata. Dopo vedremo come proseguirà il campionato. Ecco. Ricordiamo se posso dire uh -huh. che manca Moritz Pircher, uh -huh. il capitano che... E, e Troy Ruffer che si è rotto il legamento. Però specialmente Pircher che è un po' la, è la testa di questa squadra, il cervello, al momento si sente la sua mancanza, specialmente in attacco. Però a Fasano l'hanno persa in difesa subendo mm. 22 gol in un tempo, mm. che con 22 gol mm. contro non vinci una partita in uno, in, un in 30 minuti non vinci... Una gara di, di campionato in A1, quello sicuro. Andiamo a vedere il primo eh, riflesso filmato: c'era questo derby a Bolzano, il Bolzano era reduce dalla sconfitta della settimana prima a Cassano, arrivava un Bressanone lanciatissimo. C'è stato un derby molto bello, andiamo a vedere come sono andate le cose. Il Bolzano dopo il passo falso a Cassano si ritrova e ritorna al successo contro i cugini del Bressanone, un match che ha vissuto l'equilibrio solamente nella prima fase del match. A fine primo tempo lo strappo decisivo con Gaeta e compagni capaci di frapporre fra sé e ai rivali un margine rassicurante di reti che ha consentito loro di ipotecare il match. Partita in equilibrio in avvio con un grande ciutura in evidenza, il fuoriclasse del Bressanone ha tenuto in piedi la sua squadra praticamente da solo. Nei primi nove gol dei biancoverdi, ben 7 infatti, portano la sua firma. Al ventesimo il risultato è inchiodato su 8-8, ma nel finale della prima frazione il break di 6-1 per il 14-9 con il quale le squadre sono andate a riposo. Nel secondo tempo i campioni hanno premuto ancora di più sull'acceleratore portandosi sino al 23-13 al decimo minuto. Fra le file dei brissinesi in evidenza i molti giovani in campo, la differenza l'hanno fatto i due pivot con Alilkovic di gran lunga il migliore in campo, autore di ben otto reti, mentre dall'altra Basic ha vissuto la classica serata no. A 5 minuti dal termine il risultato era di 29 a 19. Nel finale, spazio alle seconde linee biancorosse di giovani brissinesi, accorsono sino al 29 a 23, finale. Dovevamo vincere perché abbiamo perso dei punti importanti nella partita scorsa con Cassano. Dobbiamo, eh, dovevamo rimetterci nel campionato no? perché eh, siamo venuti qua per, per riaffermare che siamo una. Una delle migliori squadre no? del de 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 campionato. Quindi bravi ragazzi, abbiamo girato tutte le squadre, tutti hanno giocato molto bene, da primo all'ultimo, bravi tutti. E puntiamo al prossimo sabato. Lì. Vogliamo vincere in casa, ci siamo preparati bene, sapevamo che questo è un Bressanone più forte degli anni precedenti, eh, forse è il Bressanone più forte che era negli ultimi cinque anni. E per quello ci siamo preparati e abbiamo fatto quello che dovevamo fare per vincere questa partita. Loro hanno questi giocatori, cinque giocatori molto esperti, ma dopo ci sono molti giovani, giovani anche con tanta voglia, con, tanta, con tanto futuro, ma eh, non sono ancora così avanti come gli altri cinque. Sicuramente noi abbiamo due squadre complete eh, con cui possiamo cambiare come vogliamo e abbiamo sempre il fiato. I primi minuti abbiamo giocato molto bene, sia in difesa che in attacco. Peccato, alla fine del primo tempo, il Bolzano ha fatto un bel parziale di 3-4 gol consecutive. Lì siamo andati a meno 5 in primo tempo, in pausa. Idem, inizio del secondo, secondo tempo, anche lì subito un parziale del Bolzano e siamo abbast abbastanza veloci. Siamo andati a meno 8, meno 9. Peccato, però. Che ci piace quest'anno veramente la nostra squadra, il nostro la, la, il gruppo giovane sta lottando, sta combattendo fino alla fine e si vedeva alla fine anche chi ha giocato erano quasi giovanili e abbiamo fatto anche lì una bella prestazione. Ecco, Stefan, tu eri lì, hai visto la partita, hai visto un Bolzano in salute, in crescita. Ma doveva rifarsi dopo la sconfitta di Cassano, dove sicuramente il Bolzano era arrivato un po' stanco dopo, un, dopo la delusione con l'Arti in Coppa EKF, invece sabato scorso, dopo un inizio molto equilibrato, cioè per, dopo 20 minuti eravamo sull'otto pari, poi Dvorak ha portato... Sul campo i suoi vecchietti tra virgolette sporcici a Gaeta, che insieme a Turkovic poi hanno fatto un po' la differenza. Il Bolzano ha giocato bene, giocato su, a un ritmo molto alto. Che il Bessanone non, non aveva neanche i cambi in panchina come le ha il Bolzano. Il Bolzano comunque, sempre senza Eric Kudovic, che forse rientra fra due settimane col Presano. Ma il Bolzano, sicuramente in salute. Il Bessanone lo sappiamo, può. Quando gioca bene e eh, giocano bene in difesa e in attacco possono vincere con tutti, secondo me, in questo campionato di A1, specialmente in casa. Lo sa anche Luca. Infatti la domanda volevo girare a Luca era: tu voi avete perso a Pressanone. Prima mi dicevi che questo Ciutura è stato probabilmente il miglior acquisto della Serie A, forse assieme all'Iraniano del Siena. Sì, è stato sicuramente un, un grande acquisto, eh, lui è a fine carriera, eh, però abbiamo visto che comunque i numeri ce li ha, d'altronde il talento, la classe è, resta. Eh, è un gran giocatore, classico centrale che sa, chiaramente sa fare di tutto e eh, ha sempre la soluzione pronta. E, Bisogna sfruttarlo, sfruttare la sua età per giocarci contro, nel senso che bisogna un po' stancarlo. Prima o dopo dovrà mollare anche l'attacco e difesa, insomma, tutte le partite per 60 minuti. È difficile. E però è il perno fino adesso del, del Bressanone. Comunque vedremo come proseguirà il campionato. Bressanone, sicuramente, è un'altra squadra che fa dei vecchietti, tra virgolette, perché. Ciuttura ha 39 anni, Lazarevic c'è un 82 se non sbaglio, 83, 83 e Basic è 85, 85 e quindi insomma esperienza ne ha da vendere e dopo insomma, bisogna giocarci parecchio. Mm. Sabato, presso in casa con il conversano, come la vedi? Ma infatti ci sono secondo me due partite fondamentali di... Per questo campionato c'è, come hai detto, Messanone con Conversano e c'è Siena Bolzano. Secondo me possiamo, non è detto che abbiamo ancora squadre a punteggio pieno dopo questa giornata, Vero. però Vero. sia Conversano che Siena possono vincere ancora, che questo mm. sia chiaro. Ecco, siamo arrivati al momento del, dell'angolo con Luca Boninsegna, il first time. Questa volta ha intervistato il nuovo portiere del Merano, che è un ex portiere che per tre anni faceva tra virgolette il Freizeit, come si dice in Alto Adige il tempo libero. Andiamo a ascoltarci l'intervista di Luca Boninsegna con Hannes Christanel Oggi è venuto a trovarmi un, un ritorno, Hannes Christianel. Ciao Luca. Ci avevamo lasciato come capitano del Merano, poi due anni di pausa e adesso ti rivediamo qua. Sì, è veramente bellissimo tornare in campo con questi ragazzi giovani che dove, dove si vede ogni allenamento sono motivati, ogni, ogni partita vanno dentro 100%, è veramente bellissimo. So che tu non hai smesso, hai continuato a giocare nella vicina Lagundo, ma ti mancava la, la Serie A, questo pubblico, questo palazzetto? Sì, certo, ogni volta quando ero sulla tribuna a vedere le partite di Merano... Venuta sempre la voglia. Squadra giovane, detto squadra rivoluzionata, quali sono i vostri obiettivi? Ah, allora, i nostri obiettivi: prima il salvaggio, poi vedremo. Eh, come abbiamo visto oggi, siamo una squadra giovane, giochiamo veramente, secondo me, bene. Eh, siamo una squadra che è motivata, eh, una squadra che, che lotta ogni minuto e secondo me possiamo vincere anche. Con, contro altre squadre contro squadre più, più forti ti ha sorpreso tornare qui e non trovare certi giocatori quest'estate sono andati via in tantissimi ti ha sorpreso questo o te lo aspettavi? no, non, quello veramente non mi aspettavo eh, non lo so perché ma secondo me non lo so perché sono tutti andati via c'è sicuro un motivo ma quello non, 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 si, sa. non, non si sa no Bene, e tu? Uh, è una stagione questa o è un, di nuovo un inizio di una carriera? Quello non lo so. <ride> Dai, ci vediamo presto in campo a brindare insieme. Grazie. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Ecco, il mitico Schnulli, come soprannominato nell'ambiente, mancava un po' al, alla, alla famiglia della Pallamano. Ma come amico sì, come portiere no, perché <ride> ci ha sempre fatto un massacro quando ci abbiamo giocato contro e mm. ha, ha sempre parato Schnulli, impressionante, contro di noi si boh, cambiava cambiava casacca e comunque sono contentissimo perché io l'ho sempre seguito sia lui, ho sempre avuto contatto anche con il fratello tramite Lagundo perché il fratello segue anche il Giovanili, ci si vede sui campi regionali e è sempre bello insomma vedere che due portieri come Raffa Piano e Schnulli a, a Merano adesso vadano avanti e continuino a fare la loro differenza in Serie A1. Mm. Schnulli e Martelli una coppia inedita per Merano no? Ma sicuro, Martelli è venuto su da Imola per imparare, per fare bene. Lui è motivato, penso che hanno una bella coppia di portieri. Sicuramente, squadra totalmente rinnovata, ringiovanita, molto giovane. Ma con Jürgen Brandner in panchina, sicuramente la squadra eh, ha tutte le carte in regola per, per rimanere almeno in, in Serie A1. Ecco, andiamo a vedere la top 7, la top 7 di questa settimana. Partiamo in porta, Matte Volarevic, prestazione comunque normale delle sue, ma determinante nella, nella vittoria, del, nel derby. Poi abbiamo Aleali e Stefano Arcieri, grande secondo tempo per lui, e Leo Prantner, autore di sette gol dall'ala, prima stagione da, da titolare per il giovanissimo Leo. Poi abbiamo nel ruolo di centrale Davor Ciutura del Bressanone, l'abbiamo anche detto prima. I due terzini sono Bozidar Nikocevic del Presano, che sembra che si sia ambientato subito meraviglia negli schemi eh, della formazione giallo-nera. Eh, Joao Oliveira della Piano, e come pivo Damir Alilcovic, assolutamente migliore in campo per quanto riguarda il Bolzano. L Allenatore si è riscattato, Boris Borzek del Bolzano. Eh, Luca? Sì, infatti manca l'MVP in giallo vicino a Lilkovic, che ce lo mettiamo virtualmente <ride> per questa super giornata. No, ehm, diciamo che abbiamo optato per Oliveira terzino destro perché non è stata la giornata proprio dei terzini destri, lui comunque si è distinto, ha fatto la sua partita, signora partita a Fasano, su campo difficile e se l'è meritato. Ma una parola su Nikocevic che è, da, è a Pressano da 27 giorni, quindi neanche da un mese, eppure ha già dimostrato delle dotti incredibili, veramente... Era tanto tempo che non vedevo un giocatore offensivamente parlando così vario, così valido. E se dovesse entrare bene a regime e la squadra dovesse seguirlo, secondo me può fare la differenza, può fare la sua bella differenza. Io eh, questo ne sono convinto perché ha delle grandi doti gli anni in Turchia di cui mi ha raccontato insomma dove c'era un professionismo anche di ottimo livello eh, quantomeno sportivamente parlando eh, gli hanno, hanno fatto veramente una, una crescita di grande spessore mm. eh, sì, sì, ricordiamo che Nicozzi mm. aveva già giocato in Italia mm. a, Teramo. a Teramo qualche anno fa Cinque anni fa per quello Con conosce anche il campionato italiano ma sicuramente come ha detto Luca ha migliorato molto specialmente in attacco io l'ho visto due volte in amichevole lui è veramente l'arma in più di questo pressano quest'anno. La domanda che ti volevo fare Stefano è Leo Prantner... Eh paradossalmente lui è Ala di ruolo si è fatto questa esperienza è arrivato Ala titolare suo fratello è stato spostato terzino fisso l'anno scorso Max giocava un po' terzino un po' Ala probabilmente abbiamo visto anche dalle prime uscite giocando solo terzino è un altro giocatore anche Max tra il resto è cioè, Max è più terzino che Ala secondo me perché lui eh, anche nelle giovanili lui gioca terzino invece lei è un'Ala un pura come il papà lui ricorda più il padre Jürgen e lui quando è andato a Flensburg, lui era già titolare perché quando è andato via, lui era il titolare in quel Merano perché si è preso il posto di titolare a fine stagione e adesso è tornato e si è ripreso il posto e sabato a Fondi ha finalmente giocato come sa giocare perché lui ricordiamo è giovanissimo, deve compiere 18 anni a novembre, per quello ha un, secondo me un futuro roseo davanti, davanti a sé. Ecco, andiamo a vedere l'altro match clou di questa giornata. Si giocava a Siena. C'era Siena-Pressano. Una partita equilibratissima decisa da, proprio agli ultimi secondi da Demis Radocic. Vediamo Luca che guarda così, se la ricorda. Così vediamoci come sono andate le cose. Dal Lago, battuta Freddata ad una manciata di secondi dalla fine, la pallamano Pressano esce dal palaestra di Siena con il boccone amaro. Niente riscatto per i gialloneri che si arrendono 23-22 al cospetto del Siena. Un sabato da dimenticare che, come la scorsa giornata, Bressanone deve far riflettere la squadra de Andreasic. Fra palloni persi, tiri sbagliati ed amnesie difensive sono molti i fattori da rivedere in un match che è stata una pura battaglia, esattamente come le prime due gare di campionato, per tutti i 60 minuti di gara è stata lotta pura fra le due squadre. A mettere il naso avanti per primi sono i ragazzi di Pressano, ancora una volta trascinati dalla vena offensiva di Bozidar Nikocevic, che con una doppietta in avvio garantisce i primi vantaggi. Pressano resta avanti fin sul 3-4, poi Siena prende il ritmo e passa a condurre con un bel break arrivando sul 7-5, quando scocca il esimo di gioco. L'ultima parte di primo tempo fortunatamente sorride i colori gialloneri che ribaltano la situazione e con Nicola Moser tornano a condurre 10-11. Si va così a riposo con Pressano avanti di una sola rete e la gara apertissima ripropone il proprio ritmo forse è nato anche nel secondo tempo. Un San Paolo in vetrina già nel primo tempo chiude il possibile anche in avvio di ripresa e Pressano è abile a tornare due reti di vantaggio. 10 a 12 ma le numerose sospensioni garantiscono a Siena buon ossigeno in fase offensiva e la squadra toscana resta a ruota. I giallo neri infatti non vanno oltre la sola rete di Divario fino a metà ripresa. Poi con un guizzo senese riporta i locali avanti anche di due lunghezze e le cose si fanno complicate. Quando scocca il 17 del secondo tempo, Radovcic sigla il 19-17 che suona pesante per i Trentini, rimontati e sottomessi. Con tanti errori Pressano non riesce ad imporre il proprio gioco, ma negli ultimi minuti la squadra trentina riesce a ribaltare la situazione. Due rigori di Nikocevic valgono il sorpasso, 20-21, ma sul più bello, a 4 minuti dal termine, ancora una volta tre tiri facili parati da Leban permettono a Siena di ripartire in velocità. I locali tornano avanti sul 22-21, Dedovic pareggia a 30 secondi dal termine, nell'ultimo attacco Radovcic infila la difesa giallonera per il 23-22, Beffa che chiude il match. Una doccia gelata per la squadra di Andreasic che ora deve serrare le file e puntare tutto sul prossimo match in casa contro Gaeta. Eccoci di nuovo in studio, studio dopo la pubblicità. Ringraziamo anche il Siena per la collaborazione in legna. La Delta stampa che ci ha fornito poi eh, gli highlights delle partite. Le interviste. Purtroppo che non siamo riusciti a confezionare in tempo. Eh, Luca, ultima battuta prima di parlare di Champions, eh, l'abbiamo vista prima la partita. Un po' di rimpianti ci sono. Eh. Sì, quando una partita è tirata, è chiaro che ci sono rimpianti. E una delle due vince Addio, almeno che non si pareggi. È chiaro che dobbiamo fare ammenda di qualche errore di troppo, perché abbiamo mh, fatto errori sulle cose forse più semplici: due contropiedi, uno nel momento decisivo del primo tempo, uno nel momento decisivo del secondo tempo. Eh, due tiri ai 6 metri, forzature, nervosismi, c'è cioè qualcosa che bisogna eh, raddrizzare. Se si raddrizza la disciplina in campo, sta questa squadra qua, secondo me può assolutamente restare ai livelli dello scorso anno. <coughs> Stefan, vi ho battite velocemente sul meranese che ha prodato alla corte di Fusina questo Edoardo Dalmedico che sta acquistando minuti però. Sta ha giocato, tutto. sì, non sì, lui. Gol non è che lui è uno sconosciuto perché è stato premiato come miglior pivot ai campionati italiani under 21, non è una novità. Adesso a Merano non ha trovato spazio, a Siena sicuramente con Sandro Fusina. Eh, Troverà più minuti in campo e sicuramente forse anche più soddisfazione che amerano. Luca parliamo un po' di Champions, ci eh sì. racconti qualcosa, sappiamo che è iniziata. Primo appuntamento con la Champions di quest'anno, diamo subito un'occhiata alle classifiche veloci così vediamo anche le squadre partecipanti, poi ci diamo alle immagini. Girone A, velocemente, sono passate solo due giornate, è difficile eh, fare pronostici, vediamo le otto big di questo girone: Paris Saint-Germain, Barcellona su tutti, Pig Zeged, una delle grandi attese di quest'anno, Zelie, eh, Zagabria, Elverum, Holborg, le due del nord e Flensburg chiaramente che farà la propria, la propria parte. Andiamo a vedere il girone B, dove c'era il grande match of the week. Attesissimo, innanzitutto <coughs> ci sono Vesprem, torna al Kiel. Mancava questa competizione e è tornato con una gran squadra. Vesprem, eh, Kiel, Kiel, Sevardar, quartetto delle meraviglie, Montpellier che dopo lo scorso anno deludente, eh, uscente dalla vittoria della Champions League nel 2017, e nel 2018, <coughs> Porto, Meshkov, Prest e Chaporoge Queste sono le otto eh, squadre del gruppo B, dicevamo di questo super partitone atteso dopo un anno di digiuno, Vesprem Kiel che è un classico. Andiamo a vedere le immagini di questa partita dove il Kiel ha dato una bella prova di forza su un campo difficilissimo dove sicuramente non ci si aspettava potesse vincere eh, così di sei reti, un Vesprem che eh, è in continua ascesa e insomma, eh, lo scorso anno ha dimostrato di essere Forse finalmente da livelli da Champions. Vediamo subito una via Super del Kiel con un 3-0 dopo 1 minuto e 42 secondi. Eh, Vesprem un po' frastornato. e Kiel che continua nella propria azione. È la, squadra certo, Philippe, ah, <ride> la squadra allenata da colpo d'occhio straordinario, la squadra allenata da Philip Cica, che è ex giocatore storico insomma, della pallamano europea del Kiel. E partita che insomma è stata davvero fenomenale qui vediamo il 7 metri parato da Niklas Landin eh, esulta il, il portiere danese 10 a 14 kill che fa lo strappo a fine primo tempo lo vediamo qua in superiorità numerica più 5 per il kill quando si tocca il 28 ventottesimo del primo tempo comunque una partita che seppur di inizio stagione ha fatto vedere cose incredibili. Torna sotto il desperio all'inizio cioè, all ripresa, <coughs> Blago Tinsek, il gigante eh, sloveno che va a siglare il momentaneo gol del eh, 16-18, poi qui il kill torna avanti, non vuole mollare assolutamente il comando delle operazioni e vediamo che passano i minuti ma il kill continua a macinare buon gioco. E bella pallamano mantenendo un vantaggio eh, consistente. Ancora Landin a chiudere nei momenti decisivi più 5-9 minuti e mezzo alla fine, parata fondamentale che dà il là, diciamo, agli ultimi 10 minuti, dove, dove Kiel segna 7 reti e mantiene la, il, il comando della, della partita. Vediamo, qua il gol che chiude di fatto il match: 31-37. Che Beh, dire? Abbiamo visto un paio di gol del mese qua in una <ride> sì, partita sì. sola? Eh, diciamo <ride> che ce ne sono di gol del mese ogni weekend in Champions League. E come ogni anno diciamo qui ad Unval Time, ringraziando chi eh, chiaramente ci permette eh, di farvi vedere queste splendide immagini, che tutti i weekend eh, la Champions League è sia su Pallavano TV che su EHF TV, la piattaforma ufficiale della EHF. La grande palamano europea, insomma, è free, gratis, si può eh, vedere, gustare e ci si può accedervi in maniera davvero semplice. Quindi guardiamo un po' tutti, un po' più di Champions League, anche per capire, in, magari e fare un po' di. Eh, studiare un po' come, come andrebbero fatte le cose. Ma non, non parlo a livello tecnico, organizzativo, vale anche a livello comportamentale, come si muovono in panchina, i tifosi, come come gli arbitri si atteggiano eccetera per farci un'idea di come sono le cose e di come si potrebbero migliorare qua in Italia quanto siamo vicini o distanti a quel livello lì a livello diciamo di contorno poi a livello tecnico è chiaro che è un altro Stefano è appena iniziata tu chi vedi favorito? Mm. Ma qua in Champions ci sono più favoriti che nel nostro campionato di Serie 1 sicuramente perché ci sono tantissime squadre che... Prima devono qualificarsi per, per la Final Four e poi anche lì è un terno all'otto alla fine perché sono, sono c'è il, il Kiel, c'è il Vespa, c'è il Vardar non posso nominarle tutte ci sono veramente tante squadre io volevo solo dire una cosa che noi purtroppo il Match of the Week non ce l'abbiamo più la diretta televisiva ci manca, manca il movimento del Panamano. L'appuntamento diciamo, della domenica pomeriggio. Infatti purtroppo non c'è più questa diretta che, eh, che ha fatto vedere il nostro sport anche al grande pubblico nazionale. E secondo me la, una cosa una, subito da fare è di reinstallare questa Match of the Week, anche se solo in streaming eh, su... Palamano, sulla, su Palamano TV o su un'altra un piattaforma, però, dobbiamo avere una partita esclusiva, sola, unica, che, che la possano vedere tutti gli amanti della Palamano, non solo gli addetti al lavoro, ma tutti quanti, perché la Palamano è uno sport che vale e si vede. Per in Europa tira e penso anche le trasmissioni l'anno scorso da noi non erano fatte bene, seguite da pubblico, però. Non dobbiamo più, non dobbiamo rimanere al buio, questo è la, Purtroppo è una cosa che io non lancio un appello stefano certo. alla federazione. Del resto, Luca effettivamente mm. non ha tutti i torti. Ma era molto bello per noi del, del settore il, il fatto di avere il Match of the Week la domenica, una diretta fatta bene, perché è stato un buon prodotto. È chiaro che dopo ci sono dei risvolti anche di, a livello di, di costi che probabilmente risultano elevati, e magari anche a livello di, come si dice, di risposta da parte del pubblico di, di quanto sia stato eh, quale sia stato il risultato positivo o negativo. La scelta è stata questa: quest'anno eh, abbiamo le nostre partite in semplice streaming su sulla piattaforma Palamano TV, non c'è un evento di riferimento dove convogliare magari il pubblico, speriamo di, di tornare quanto prima eh, a, a farci vedere il maggior numero di, di persone possibile, io ho sempre sostenuto come tutti del resto che se non ci affacciamo a qualche grande palcoscenico non, è chiaro che non si può crescere dopo è, chiaro, è evidente che bisogna anche farsi piacere Luca hai qualche kick ancora? sì ci sono i gol e le parate le vediamo in carrellata velocemente i primi sono i gol che dicevamo gol del mese posizione numero 5 abbiamo fare sempre male Stevan Vujovic satellite sotto mano butta giù difensore portiere tutto posizione numero 4 gran gol del pivot non si sa come è, è riuscito eh, Lukjancuk a tirare su questo pallone eh, dietro la schiena in fila il portiere posizione numero 3 altra bomba traversa e rete missile di Oliver Rabeck a diciamo a freddo perché erano i primissimi minuti posizione numero 2 anche qui numero dietro la schiena sotto fallo di Röth che abbiamo visto all'opera sui grandi palcoscenici negli ultimi Tre anni, posizione numero uno, super numero di Rickardson che fa la finta e riesce anche a fare la girella. E eh vabbè. Cinque sì. gol, uno più bello dell'altro, io rimango però per il cinque. Ma io rimango per l'uno perché non l'avevo visto, a dire la verità, eh? quel numero lì. Però in aria, in volo, eh, fare la finta di girella e la girella che capisco finta di come Reichman, finta di tiro, tiro super numero, ma finta di girella col braccio giù, girella, pazzesco. non so se è colpa del portiere che doveva magari capirlo però eh, magari c'ha il piedino per terra <ride> al momento che ha staccato il tiro eh. quella è la classica polemica, mm. eh, tutti gli anni la affrontiamo però con numero così dai, però, ce lo godiamo Stefan, cosa dici? facciamo eh, finta che abbia fischiato Vediamo, vediamo questo il, di il tiro di Rabec che, che non è niente male neanche quello mm. 5 gol uh, spettacolari, pazzeschi. Eh, adesso anche questo è una no. cosa, una magia. Andiamo, andiamo vediamo questa girella uno. se effettivamente sì. aveva il piede giù. Ah, probabilmente sì. Però, però adesso è replay. Andiamo alla, al VAR. Andiamo <ride> al VAR, vai Luca. Eccoci. Visti i gol, andiamo a vederci le parate. Come sempre, anche il livello dei portieri aumenta in maniera incredibile. Grande uscita e gran parata con la manona destra di Ivan Pesic portiere del Meshkov Brest alla posizione numero 5 numero 4, contropiede da un metro di distanza Shitsko del Cox squadra finlandese para così questo contropiede gran bel numero anche qua super tiro ai 6 metri posizione ravvicinatissima Pavlenko legge bene e para praticamente quasi andato a toccargli il pallone ancora in volo Super uscita anche qui, Kornetsky e gran parata sul pivot col braccio destro, ha invitato il tiro sul primo palo e l'ha parato. Posizione numero uno, Ciuprina, è tornato anche lui, portiere da Trampresciova. Tutte parate veramente... Questa distanza sembra, questa ravvicinata è è ancora e ancora più... I riflessi ormai sono... I riflessi degli altri anche se devo di dire la verità che non si è visto qui il rigore di parato da Landin prima che anche quello mm. non, era, non era affatto male mm. Stefano? 5 parate nell'uno contro uno mm. veramente anche questa <ride> Ma boh, sono riflessi forse anche un po' di fortuna o forse anche gli allenatori dicono che sbaglia il tiratore no? Contropiede sei... sì è vero Dicono <ride> no? che se uno sbaglia il contropiede è colpa del tiratore Però insomma Però Non è male Ha ma... i... cioè, parato a 30 cm di Infatti, distanza vuol dire proprio... Luca Bravo. la tua preferita? La mia preferita è questa di Korneczki sì, Che sì. ha invitato il tiro sì, sul, sì, sul primo palo E l'ha chiuso anche con la, con la mano Quindi gran parata Adesso la Champions va avanti. La Champions va avanti, abbiamo sempre le 14 giornate di girone. Poi ottavi, quarti, e final four, come sempre, a Colonia, fine anno, biglietti già esauriti. Eh, questa è la grande palamana europea. Siamo in chiusura, magari un piccolo pronostico. Questo si diceva, si accennava prima, belle partite anche sto fine settimana. Ma eh, direi che Siena Bolzano è un bel banco di prova perché. Tutti stanno parlando del Siena, ma secondo me il Bolzano a Siena farà la voce grossa. E Siena ha, ha fatto chiaramente una campagna acquisti faraonica, eh, però è senza Vito Fovio, vedremo cosa riusciranno a fare. Io vedo favorito comunque il Bolzano, mentre chissà che il Bersanone non possa fare uno sgambetto. Al conversano, conversano che nonostante qualche, qualche giocatore in meno rispetto all'anno scorso qualche più che giocatore in meno eh, qualche partenza importante eh, ha dimostrato di essere comunque quadrato ben preparato e sappiamo che taraffino lavora molto sulla forma atletica anche e li avrà spremuti per bene quest'estate e so, si vede che sono già pimpanti vedremo poi sulla lunga distanza stefan merano sassari il Pressano che dovrebbe, il Pressano sulla carta deve vincere col Gaeta visto che il Gaeta ha un po' di problemi. In Bliznov, il Russo non è al top, ha un problema al ginocchio. Rientra Sarenac, questo è vero. Mentre Siena, Bolzano, Bressanone, Conversano, e penso anche Merano, Sassari sono partite da tripla 1x2. Tutte e tre posso, può succedere di tutto. Questo è il bello di questo campionato. La Piano. Come lo vedi? La piano, con fondi ha molta pressione. Perché se sì, perdono anche questa in casa si fa dura eh, per il resto del campionato. Se vincono, possono finalmente portarsi a casa i primi punti e possono. E vedono forse qualche, qualche luce, se no, io la vedo dura per. Però il Fondi è una signora a squadra. Vediamo il Fondi in trasferta, vediamo cosa riesce a fare. Perché a piano ha il suo fortino, la, la palestra piccola. Hanno il vantaggio di, di giocare in casa, però devono sfruttarlo. Ecco, siamo arrivati veramente in chiusura. Io Stefano ti ringrazio di essere intervenuto. Di niente, grazie, grazie a voi. Di, di tanto in tanto sfrutteremo il tuo sapere di pallamano mm -hmm. per averti come nostro ospite. Luca, grazie anche a te. Grazie a te Walter e buonasera a tutti. Ecco, io ovviamente grazie. ringrazio tutti coloro che ogni settimana contribuiscono alla realizzazione di Time e le amiche e gli amici della Pallamano da appuntamento fra sette giorni qui su RTTR. Ciao ciao a tutti e alla prossima.